Buonasera amici di Video Fashion Web TV, siamo qui con Yuri and Joy e Paul Richard. Cosa succede questa sera? Niente, questa sera siamo qua, intanto benvenuti a tutti, siamo qua per l'inaugurazione di un nuovo locale qui in quel di Lodi e prima di entrare a fare la nostra serata siamo qua in vostra compagnia per fare due chiacchiere insomma. E questa serata che cosa ci porterà in questo autunno dove è già cominciata la neve? Ci porta la neve, speriamo ci danno anche le catene perché qua è un disastro arrivare stasera con questo maltempo. Comunque no, cosa ci porta? Ci porta una nuova situazione, una nuova realtà in questa zona a sud di Milano dove la gente è abituata a venire nel centro, a venire in città e speriamo che la gente del posto, perché è fatta soprattutto come realtà per quelli che sono qui del posto, si possano divertire e trovare anche loro un punto di ritrovo e di divertimento, insomma, diciamo così. Senza fare dei chilometri. Senza fare dei chilometri, che a quanto pare con la neve, con la nebbia, tutto quello che c'è in giro si è... evitano gli incidenti. Sì, si evitano gli incidenti, speriamo. E invece Paul Richard, cosa ci racconti? Io vi racconto che il locale a prima vista sembra molto bello, non vedo l'ora di suonare. E anche perché io mi sento sempre un po' a disagio quando sono fuori dalla console. Io mi trovo bene solo in console, con la musica, con gli amici, ma sempre con la musica. Senti, due parole sul tuo curriculum, dove hai lavorato, collaborazioni importanti? Beh, in questo momento sicuramente negli ultimi due anni la collaborazione più importante è con lo Super Sunday la domenica di Milano, una situazione nuova, molto bella, dove riusciamo a esprimerci insieme a tanti amici che vengono un po' da tutta Italia. E attualmente io faccio il freelance, il che significa che il venerdì e sabato lavoro in giro, faccio parte di un'agenzia di Milano Marittima insieme a molti altri amici come Yuri e ci muoviamo in giro per l'Italia, proponiamo quello che sappiamo fare e la gente ci dà la possibilità di esprimerci, che è la cosa più importante. Ascoltateci e giudicherete. E qualche progetto per il 2009? Progetti 2009... L'abbigliamento. No, linea d'abbigliamento no, anche se ringraziamo per la maglietta, ma diciamo che la cosa più importante per me sarebbe avere delle esperienze all'estero, per aumentare il mio curriculum, per imparare la mia cultura musicale e confrontarmi con situazioni totalmente nuove che in Italia non si riescono a trovare. Per questioni di politica, di paura da parte degli staff che non spingono sulla musica, perché ricordiamoci che le discoteche sono sempre legate alla musica, prima di essere legate ad altri discorsi. Ci tengo a dirlo perché molte volte ce lo dimentichiamo. E tu per il 2009 che cosa hai in progetto, in programma? Io penserò di fare il suo agente, e il mio obiettivo è portarlo all'estero, abbiamo già andato a San Marino, una città del Vaticano. No, scherzo. No, il mio impegno più grosso, oltre ad andare in giro a fare le serate, è quello del marchio nostro, il Super Sunday Club, che è la domenica di Milano. Ed è l'obiettivo primario, è un obiettivo molto ambizioso, è riuscire a collegare una giornata della settimana a una situazione come ce ne sono poche a Milano. Cioè uno dice esco il martedì, esco il mercoledì, esco la domenica, so già dove andare. Ecco, noi fortunatamente adesso piano piano la realtà è conosciuta anche al di fuori di Milano, anche in tanti punti in tante parti d'Italia, grazie anche a queste collaborazioni che noi facciamo, al party che abbiamo portato a Porto Cervo, abbiamo portato a Napoli, abbiamo portato a Milano Marittima, un po' dappertutto siamo andati, insomma, Versilia. In Versilia, cioè ne possono più di noi, insomma, però noi vogliamo andare ancora di più, a rompere le scatole a tutti, a farci conoscere e a far divertire la gente. Fate un saluto agli amici di Video Fashion Web TV. Un saluto agli amici di Video Fashion Web TV. Un saluto al cameraman che non lo vedo perché c'ho la luce puntata, mi sta facendo la lampada. Alla prossima, ciao. Gli auguri di Natale. Ah, ma no, ma ci vediamo prima, no? Domenica, non ci vediamo domenica? Sì. Fammi sì con la telecamera. Sì, e allora ci facciamo domenica. Va bene, allora. Un saluto a tutti e mi raccomando, buon Natale, ma soprattutto buona musica a tutti. La domenica notte, naturalmente. Grazie. Sai che sembra Babbo Natale un po' così, eh? Ci siamo, eh?